Buonasera Corrado. Evviva. Grazie. Dai, attento qui a pieno di trattino di scalino. Abbiamo già passato. Sono un po' preoccupato. Fai bene. Ti puoi accomodare lì. A essere ben preoccupato. Buonasera. Buonasera. Allora, perché insomma la tua opinione su quanto è successo quest'estate... L'abbiamo sentita solo attraverso le risposte e le lettere dei lettori di Repubblica. Beh, quest'estate c'è stato un cambiamento dovuto a una serie di errori. Alle volte gli errori aiutano. Quest'estate hanno aiutato perché, se posso parlare spiccio, Salvini si è suicidato da solo. Nessuno, la situazione poteva andare avanti pattinando più o meno. Se lui non avesse fatto tre errori uno dopo l'altro, quello che mi ha più stupito e addolorato è stato quando ha chiesto i pieni poteri. Chiedo agli italiani di darmi i pieni poteri. Una frase di una goffaggine, più che pericolosa, goffa. Mi sono sorpreso che, avendo lui un ufficio stampa e spin doctor, come si dice, come dite voi, colti, così agguerrito, l'abbiano fatto cadere in una trappola tanto elementare. C'è caduto e adesso sta là. Questo è stato il più grave, secondo te? Cioè, gli italiani si sono preoccupati perché l'hanno sentito dire che voleva i pieni poteri, che è sembrato qualcosa che non rientrasse nella nostra Costituzione. Gli italiani sono abituati a molte cose, abbiamo avuto tanti governi, tante delusioni, scissioni, però uno che dice voglio i pieni poteri... Io l'ho trovata una cosa sorprendente, seguita poi da quella volgarità intollerabile del Papete, della spiaggia del Papete, con l'inno nazionale cantato da quelle che sculettavano, insomma. Da quelle in bikini. Sono cose che non si fanno. Ma secondo te è una minoranza del paese, noi che siamo un po' di un'altra generazione, che si scandalizza per questo, oppure invece... sono degli atteggiamenti che colpiscono. Ma la mia idea, opinione opinabile, è che lui, insufflato dai sondaggi, che poi pare siano reali, abbia un po' perso la testa, abbia perso quel senso della misura. Vede signora Berlinguer, il grande politico è quello che sente gli umori, li coglie, li fa suoi. Però deve avere un'altra dote, che è la misura. Lui aveva colto gli umori e su quelli ha costruito una fortuna non piccola, ma poi ha perso il senso della misura. Ma secondo te, qui adesso in Italia, qual è un politico che invece ha questo senso della misura? Sono sorpreso... Perché sembra come che dote poco diffusa. Le dico la verità. Io sono sorpreso dal Presidente del Consiglio, da Giuseppe Conte. Sono sorpreso perché molti giornali lo hanno quasi un po' sbeffeggiato quando lui era il vice dei suoi vice, tutta quella storia là. Invece si sta rivelando un uomo con un senso della posizione politica forte. Forte. Quindi questa sua, chiamiamola così, diplomazia trasversale, per cui è andata alla festa dell'articolo 1, poi è andato alla festa di Atreio a Roma con Giorgia Meloni, infine a quella della CGIL a Lecce, dove è stato, insomma, tutto sommato accolto bene un po' da tutti. Atreio ha avuto qualche fischio, ma era nell'ordine dei lavori. Ti è piaciuta? Sì, non è facile mantenere questa... larga platea di consensi, perché poi bisogna scegliere e quando scegli dividi e perdi una parte dei consensi. Però finora lui ci è riuscito. Siccome era considerato un avvocato, un professore, ma insomma così è arrivato lì un po' per caso. Tanto di cappello. Ecco, ma sarà quanto... Tu come lo vedi il suo futuro? Perché c'è chi dice che poi diventerà lui il vero punto di riferimento del Movimento 5 Stelle, scalzando Di Maio, e chi invece, come oggi Maurizio Belpietro, che poi avremo ospite subito dopo di te, scrive che sarà invece Giuseppe Conte il vero riferimento di un ipotetico, se mai nascerà in questo paese, partito di centro. Partito? Di centro.
Che sembra che tutti abbiano bisogno di questo partito di centro. Su questo non lo so, io queste cose non le capisco, quindi preferisco non parlare. Preferisci non esprimerti su questo. Ma la scissione di Renzi te l'aspettavi? Sì, beh, era scritto da tutte le parti, me l'aspettavo. Ciò non toglie che sia una decisione, insomma, non mi è piaciuta per niente, ecco, è stata una cosaccia. D'altra parte, Renzi, che è un uomo pieno di qualità. Ecco, prima parlavamo del senso della misura. Lui è pieno di qualità, gli manca totalmente il senso della misura. Quindi, lo ha dimostrato nel 16, nel 2016, quando ha organizzato un referendum di cui si è fatto protagonista. Prima dicevamo Salvini si è ucciso da solo politicamente. Renzi con quel referendum si è ucciso da solo perché se ne è fatto protagonista. Si votava non sul cambiamento di una parte consistente della Costituzione, ma si votava pro o contro Renzi. E ha sbattuto contro il E adesso con Italia Viva, che Prodi ha paragonato a uno yogurt, che quindi, insomma, come tutti gli yogurt, avrà una scadenza breve? Non lo so. So che gli danno il 5%, il suo rischio. Adesso il nostro sondaggio, lo vedremo dopo, gli dà anche qualcosa di meno. Qualcosa? Di meno. Di meno, sì. Ma difatti il suo rischio adesso è di fare un partitino. Cioè, vabbè. Ma farà male al Partito Democratico quel partitino? Ma per ora non pare, io dico la verità, spero di no, perché il Partito Democratico, se riesce a ritrovare il senno e se non è più così avvelenato come è stato per tanto tempo da divisioni, tribù, gruppi che si fanno la guerra l'uno con l'altro, il Partito Democratico può essere veramente un punto di riferimento di questo paese. Spero che lei condivida. È una domanda sulla quale vorrei astenermi, diciamo. Ma ma Zingaretti non rischia di restare stritolato poi appunto tra Renzi, Salvini, Conte? Doveva forse alzare di più la voce rispetto a Renzi subito dopo aver costituito un governo su cui lui aveva esercitato come per dire, alzare la voce, come lei dice, bisogna sapere alzare la voce. Ci sono quelli che la sanno alzare anche troppo e quelli che non la sanno alzare. Zingaretti non è uno che sa alzare la voce. Ma questo è un bene quindi, o un male? Non lo so, è bene che non lo faccia. Perché per alzare la voce devi essere capace di farlo. Se lo fai non essendo capace di farlo, fai un po' ridere. Allora è bene che Zingaretti continui a fare il tessitore. Questo nuovo esecutivo pensa che arriverà alla fine della legislatura o perlomeno ad eleggere il nuovo Presidente della Repubblica? L'obiettivo è quello di arrivare all'elezione del nuovo Presidente della Repubblica e io lo spero che questo avvenga, perché con la nuova maggioranza che si è creata, con gli esperimenti che stanno nascendo, primo dei quali in Umbria, dove è stato scelto un candidato comune ottimo, io lo conosco, cioè non lui personalmente, so questo quello imprenditore che ha fatto, Bianconi, so no? quello che ha fatto Bianconi, ed è una persona di primo ordine, quindi se tutto questo regge è una premessa perché anche l'elezione del Presidente della Repubblica avvenga in una maniera. Finora, con i presidenti della Repubblica, anche nei momenti più bui, ci siamo sempre salvati. Spero che avvenga anche nel 22. Quindi figura determinante, tanto più da non poter lasciare, diciamo, così al caso, no? Ma dentro il Movimento 5 Stelle, invece, che cosa sta succedendo? Cioè, Conte può insidiare molto... Di Maio come lo vede? Niente, non importa niente, andiamo oltre. Non è interessato. Allora, intanto dobbiamo dire che è appena uscito il libro Il romanzo dei Vangeli per Einaudi, dove però ci si sofferma su una grande schiera di presenze, pescatori, contadini, gente comune che anima i Vangeli. Si parla molto di popolo, no? In questo libro. Anche. È un po' il professor Filoramo Edio, grande storico del cristianesimo, Edio che un po' così coltivo questo interesse da qualche anno,
abbiamo preso i Vangeli e li abbiamo trattati come se fossero un romanzo. Cioè ne abbiamo tirato fuori personaggi vari, da Gesù, protagonista, a tutti quanti gli altri, e li abbiamo raccontati a tutto tondo, cioè completando quella fisionomia monca che nei Vangeli, che non sono dei libri di storia o di biografia, ma apologetici, manca. E sono venute fuori delle cose belle. Uno dei personaggi che abbiamo tirato fuori è il popolo. Mm. Perché il popolo nei Vangeli... Tanto evocato oggi. Il popolo nei Vangeli interviene due o tre volte, ma una volta in una maniera decisiva. Ed è quando davanti al loggiato di Pilato viene addirittura chiesto, scena inverosimile ma lasciamo perdere, viene addirittura chiesto di fare la sentenza, di liberare questo o quello. E lui... E il popolo sceglie di liberare Barabba, cosa che viene giudicata errata, perché ovviamente noi tifiamo per Gesù, certo, che però ha una sua logica, se vuole gliela dico. Perché Barabba non è un bandito, Barabba era uno zelota e aveva ucciso un soldato romano. Era un patriota, era uno di quelli che si ribellavano all'occupazione militare romana con le armi. Allora, cosa vuole che scelga il popolo? Tra uno che ha fatto un atto di ribellione sanguinosa e un mite profeta che predica una salvezza lontana che passa attraverso una rinnovata spiritualità. Il popolo sceglie Barabba. Certo. Si capisce la logica di quella scelta. Perché il popolo sceglie su grosse emozioni, su emozioni immediate. Ed era quella che provocava l'emozione più forte. Allora, questo possiamo dirlo anche oggi. Allora e oggi. E oggi qual è l'emozione più forte? Sulla Beh, l'emozione oggi è la paura, la sicurezza. È ancora quella, quindi. È sicuramente quella. Tanto è vero che l'ex ministro degli interni, la sua unica forza politica è stata quella. Lui aveva solo quell'obiettivo lì, alimentare la paura per cercare di sconfiggerla con i suoi metodi. Abbiamo visto questi giorni che quei metodi non erano giusti, perché hanno fatto più risultato, come lei del resto ha detto. L'accordo di Malta, ancora che non tutte le... mettere a punto. Noi non siamo, lei prima ha detto battere i pugni sul tavolo. La Repubblica Italiana non è in condizione in questo momento di battere i pugni sul tavolo, su nessun tavolo. Rispetto all'Europa. Rispetto all'Europa e rispetto al mondo. Non abbiamo quella statura. Non lo possiamo fare. Dobbiamo lavorare di diplomazia, di accordi, di compromessi, di piccoli passi avanti, che era quello che aveva già cominciato a fare Minniti. Sì, precedentemente. Precedentemente. E che adesso... Bisogna andare in quella direzione. E che adesso abbiamo ripreso. Allora, voglio farle un'ultima domanda, cioè, però... No, sono contento che ci siano questi applausi. Bene. Perché temeva che non ci fossero. E noi non ne facciamo molti, non esageriamo. Ecco, appunto. Beh, meglio pochi. Pochi ma buoni. Sì. Appunto, tutto un applauso dall'inizio alla fine. Dica pure. Domani arriverà una sentenza, o perlomeno è attesa, una sentenza molto importante della Corte Costituzionale, che se la sarebbe risparmiata perché avrebbe voluto che intervenisse il Parlamento per legiferare, ma il Parlamento di tutto si è occupato, tranne che di questo, nell'ultimo anno. Allora, la sentenza praticamente viene fuori dal processo a Marco Cappato, che è accusato di istigazione al suicidio nei confronti articolo 580 bravissimo del codice penale, vabbè, lei saprà tutto naturalmente, nei confronti di quel ragazzo, lo ricorderete, che faceva il DJ, si chiamava, tutti lo chiamavamo DJ Fabbo, ma chiamava Fabiano Antoniani, che gli chiese, tetraplegico e cieco, gli chiese di accompagnarlo in Svizzera per mettere fine alla sua vita. Allora, questo articolo del codice penale equipara l'istigazione al suicidio con l'aiuto al suicidio, teniamo sempre conto naturalmente di quando è stato scritto. Cosa succederà secondo lei se questi due reati verranno invece separati? Io credo che la sentenza della Corte Costituzionale seguirà, credo, presumo, immagino, forse,
seguirà la linea già delineata da precedenti atteggiamenti, e cioè che questo articolo 580, fatto quasi poco meno di un secolo fa, corrisponde ad una realtà clinica, biologica, terapeutica, completamente diversa dalla nostra. Certo. Un uomo tetraplegico e cieco nel 1935 sarebbe morto dopo un po'. Oggi noi lo possiamo, loro, i medici, lo possono tenere in vita a tempo quasi indeterminato. Allora io le dico che se io fossi tetraplegico e cieco, pregherei una persona misericordiosa di porre fine ad un essere diventato capace soltanto di vegetare, di ingurgitare del cibo e di espellerlo. Non siamo qui per questo, non siamo fatti per vivere come vegetali, siamo qui per cercare di vivere con dignità e consapevoli di noi stessi. Quindi ben venga l'aiuto al suicidio. Ecco, ma a chi appartiene la nostra vita? A chi appartiene la nostra vita? La mia vita appartiene a me, di questo sono assolutamente certo. Chi dice che la vita è un dono di Dio, con ogni dovuto, io non sono cattolico, ma chi dice che la vita è un dono di Dio con ogni dovuto rispetto, dice una sciocchezza. Perché il dono è quello per il quale io prendo questa penna e gliela regalo, e lei di questa penna fa ciò che vuole, perché il dono è questo: io mi spoglio della proprietà e del possesso della penna e lei la prende e la butta, ed è titolata a fare questo. Quindi è bella la frase "la vita è un dono di Dio", ma non ha senso. La vita è nostra, è una delle poche cose che veramente ci appartengono. Quindi dobbiamo essere liberi di decidere poi se non siamo più nelle condizioni di considerarla dignitosa per noi stessi. Si tratta di prendere un concetto che esiste anche nella dottrina cristiana, che è il libero arbitrio, e di estenderlo fino alla fine della vita. È una cosa logica che sia così. Ma chi vuole che possa interferire con la volontà? Guardi, mi correggo. Attenzione, io so che il problema è delicatissimo, sia chiaro, non sto sparando cose certo. Così. So che è delicatissimo e so che potrei cambiare idea. Ecco, quindi io voglio avere la doppia possibilità di cambiare idea fino all'ultimo momento, ma arrivato a quel punto di poterla attuare. Stavo leggendo per un programma che stiamo facendo per la nostra rete gli ultimi momenti di Sigmund Freud. Aveva un cancro alla mascella dolorosissimo, poi allora non c'erano, e resistette a lungo. Poi un giorno disse al suo medico: adesso basta. Il medico gli dette 2 grammi di morfina e lo sedò, e quando era sedato gliene dette 40 e lo finì. Così va fatto. Grazie a Corrado Augias.